in amareggiata, perché come ha visto questo centro così bello, che una volta era delitto della zona, abbiamo perso molto. Troppo ci va di mezzo, sono i nostri figli. Esatto. È stata da una struttura di prova sociale, settimana scorsa sono stata a mangiare una casa famiglia a Forino. Mm-hmm. Oggi sono qua, proprio è uno dei primi obiettivi il sociale. È questo punto di riferimento, ma è importante anche quello dopo, cioè quando cresceranno, avere una città più accogliente per loro. Questo è. Questo veramente è proprio una favola, noi siamo non ci crediamo purtroppo. In altre città si fa, signore. Quello è il punto. Io non capisco perché qua devono essere favole e nelle altre città si fa. Ma è il minimo che uno deve fare, anzi, questo sarà proprio il ruolo di sì. Addirittura c'è la possibilità di rifarla nuova, zero spese per loro. Basta che conta le fieri, l'importante è che il 15 maggio vi ricordate andare a votare. Non si preoccupa, perché io voto sempre. Comune ha un suo lavoro, una sua cosa, nonostante che esista la legge regionale, questo fatto dovrei questo progetto con soldi nostri. Artigianale soprattutto, ma io mi sto appoggiando i vari laboratori. Ho deciso di impegnarmi direttamente per la città, per i giovani. Nei 72 punti, al primo posto di questi 72 punti, c'è la richiesta al governo centrale di una legge speciale per Napoli. Andiamo prima da lei, ho parlato con... Per noi è già va bene, noi già stiamo dicendo il sindaco da due giorni.